siamo con la presidente del centro studi di Silone, Tiziana Cucolo, neopresidente che si è insediata da appena un mese alla guida del centro studi. E quindi la prima domanda che le facciamo è sicuramente sapere cosa ha trovato e cosa pensa di fare per i prossimi mesi. Buonasera a tutti. Allora, io ho affrontato questa esperienza con molto entusiasmo. Credo che in questo periodo particolare nel quale ci troviamo a vivere sia necessario un attimino riflettere su quelle che sono le risorse delle quali disponiamo per poterle utilizzare in maniera più consapevole, efficace e performante. È necessario dal punto di vista culturale che le istituzioni prendano atto della necessità di dover intraprendere delle operazioni di ristrutturazione di quello che è il materiale del quale si dispone. A tal proposito la 24esima edizione del Premio Internazionale Ignazio Silone è stata proprio improntata su alcuni progetti strutturali di riqualificazione, quali ad esempio quelli della mostra itinerante, i cui pannelli sono stati completamente trasposti all'interno dei roll-up e quindi il prossimo 21 agosto faremo questa presentazione al pubblico della splendida mostra L'arte è un fiore selvaggio, ama la libertà. Mentre per quanto riguarda domani 20 agosto ci sarà la presentazione del nuovo sito silone.it, all'interno del quale sono state apportate delle modifiche, inserite delle novità, come ad esempio la digitalizzazione completa della rivista Tempo Presente, per la quale ringrazio la collaborazione che il Centro Studi è stata in grado di instaurare con la Biblioteca Gino Bianco di Forlì. A proposito della biblioteca, ho sentito che anche da quel punto di vista state lavorando molto, riorganizzando completamente tutto l'archivio e quindi il catalogo dei libri presenti, insomma. Sì, in effetti abbiamo fatto un grande lavoro perché i locali del centro studi che ospitavano l'archivio e la biblioteca, essendo stati deprivati di quella che è la casa museo che è stata trasposta all'interno della casa natale che sarà inaugurata al pubblico il prossimo 26 settembre, aveva bisogno di un lavoro di riqualificazione degli spazi e per questo abbiamo disposto una vera e propria sala consultazione dell'archivio e della biblioteca. In più, una cosa molto importante alla quale tengo molto e che siamo riusciti ad annettere all'interno dei locali del centro studi quella che è la biblioteca comunale Benedetto Croce, che da più di 10 anni è custodita all'interno di un locale inagibile e quindi non è fruibile né tantomeno accessibile. In questo modo quindi restituiremo alla biblioteca comunale la sua naturale funzione di luogo di aggregazione e soprattutto luogo in cui formare pensieri liberi e critici e soprattutto aprirci al confronto delle idee. Da questo punto di vista, qual è la risposta soprattutto degli stati più giovani della popolazione a queste iniziative? Ma guarda, io ti posso dire che ho notato grande coinvolgimento e per questo sono felicissima, perché attorno alla realizzazione di questo progetto c'è stata una grande collaborazione, quindi io ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile l'attualizzazione di questa linea programmatica e spero che possa essere da monito per riuscire ad avere un coinvolgimento appieno della nostra comunità, perché insieme possiamo veramente cercare di valorizzare il nostro territorio. Grazie Presidente e buon lavoro. Grazie a voi. Buona serata.